giusto, sei addormentata? Tu cosa stai facendo? Un bel disegno? Guarda un lecca-lecca. Un lecca-lecca, un lollipop. Come il nostro Kim. Mm-hmm. Ah, cosa scrivi? Ah no, che brava. Oh, ma sei bravissima. Complimenti Anastasia. Bravissima. Ascoltami però Anastasia, sono le 9 di sera e dobbiamo andare a dormire. Lo so che tu non vuoi, però domani è l'ultimo giorno di scuola e mancano, sai quanti giorni mancano alla nostra partenza? 3 giorni e poi si parte! Ma mamma, però le valigie? Le valigie? Anastasia, hai ragione! Mancano 3 giorni e non abbiamo ancora fatto le valigie. Dobbiamo andare a fare le valigie perché poi abbiamo un sacco di impegni, ci siamo dimenticati, non riusciamo a partire. Bisogna però svegliare Vanessa perché Vanessa deve scegliere anche lei quello che si vuol portare. La svegliamo? Sì. Dai. Vanessa! Ma te non sei normale, veramente. Ma si può svegliare una persona così? Vanessa, tua sorella non è normale. Vanessa, scusaci se ti abbiamo svegliata, a parte che non si dorme sul divano, ma ti dobbiamo dire una cosa. Che cosa? Anastasia. Vanessa! Cosa gli dobbiamo dire? Che devo dormire. Che dobbiamo fare le valigie. Adesso, se hai voglia, no, dobbiamo andare a fare le valigie. No. Dai! Vabbè! Vane, io non ho più tempo per fare le valigie, lo possiamo fare solo stasera. Se Anastasia non mi ricordava le valigie, partivamo senza. Dove vai? A fare le valigie. Ma voi siete matte, andiamo. Aiutami con la valigia. Finalmente. Allora, visto che stiamo comunque 7 giorni e non un mese, perché poi ripartiremo più avanti, usiamo una sola valigia, va bene bimbe? Questa. Esatto, ne usiamo una, mettiamo un po' di vestiti per ciascuno e boom, va bene? Ok, allora Anastasia e Vanessa, scegliete qualche vestitino da mettere qua, ma non troppi, eh? Io guardate ragazzi il mio ordine. Eh sì, perché abbiamo appena fatto ordine negli armadi, abbiamo fatto anche un video, vero Ani? Sì, sapete ragazzi che noi abbiamo fatto il video dove ordiniamo la cameretta, guardatelo se non l'avete visto. Guardate infatti. Bellissimo amore, tutto ordinato con i vestitini appesi. Un attimo mamma, ma se un giorno devo prendere il vestito come faccio? Ti aiuto io. Così. Ti aiuto io. Va bene? Mi dici quale vuoi, la mamma te lo prende. Adesso Ani, non prendere troppe cose, prendi qualcosina, ok? Facciamo questa con una magliettina che... Questo qui facciamo. Va bene. Una maglietta. Va bene. È una maglietta a maniche lunghe, vuoi portarla? No. A maniche lunghe? No. Ok, dalla mammi, che poi la mettiamo in ordine. Andiamo a vedere se tua sorella ha scelto qualcosa perché è un po' lentina. Andiamo? Vanessa, hai scelto i vestiti da portare? Sì, tutti. Dai Vane, su, che sono le 10 di sera tra un po'. Anche te non esagerare, eh? A parte che ti sei dimezzata l'armadio quando hai fatto pulizia, bravissima. Allora, fatti. Sì. E poi aspetta. 3 magliettine. Tanto noi abbiamo la lavatrice, per 7 giorni possiamo lavare e riutilizzare le stesse cose. Poi quando partiremo per un mese allora ci penseremo, ok? Portale di là e mettile in valigia, sì, dai. No. Voglio scegliere anche cos'ha. Un vestitino, amore? Sì. Vuoi quello lì? Sì. Te lo prendo? Sì. Tele! Dai che dobbiamo andare a prendere altre cosine in bagno, su. Ma io voglio prendere calcolato, guarda. Amore, dobbiamo stare 6 giorni, non dobbiamo stare tanto. Poi abbiamo la lavatrice, fortunatamente, abbiamo questo onore. Adesso, bimbe, andiamo in bagno e scegliamo, non so, i profumi. Secondo me ci sono le pochette ancora pronte da quando siamo andati a Rimini. Andiamo a vedere, dai. Cucciola, stai scegliendo, amore? Cosa hai preso? I cotonfiocchi, gli elastici, che carina. E il profumino, va bene, andiamo a metterli dentro la valigia. Però volevo prendere qualcos'altro, potrei usare un elastico.
Certo. Per come li usi tu, gli elastici, guarda, sono più che sufficienti. Brava. Anch'io ho preso qualcosa. Ho preso una crema per dopo doccia o bagno. Alla banana. Alla banana buonissima. Una spanzola, poi un lucidalabbra e uno per le unghie. Va bene, perfetto. Poi ci saranno delle cose che prenderemo alla fine, tipo gli spazzolini e i dentifrici, ok? Sì, quando partiamo. Per esatto. Cioè, ragazzi, pensate che noi domenica alle 4 di notte dobbiamo partire. Sì, di lunedì però, Ci sveglieremo lunedì mattina molto presto, perché la partenza tipo, è lunedì mattina. Tipo alle 4. Alle 3 anche. Ragazzi, ho trovato una cosa figata. Figata? Cos'è sta cosa figata? Oh, che bella magliettina. Anche ragazzi, vi dico, quando noi dormiamoci non amo svegliare. Certo, meno male che ci dobbiamo svegliare. Ma non amo chiudere tutte le finestre. È vero, sì, sarà una Ma devi nottata. Farlo te e papà, perché io dormo. Bene, chiudiamo la sera prima di andare a dormire. Vale, poi prima di andare a dormire. Esatto, voi dormirete già vestite e vi alzeremo dal letto, vi metteremo in macchina e continuerete voglio a dormire una cosa, fino alla mamma, voglio dire una cosa, mamma, guarda, ti piace? Ba, 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 sì. Guarda, io la metto in valigia, ok, chiudiamola, ciao! Ma noi in macchina mentre dormiamo e voi, vabbè, anche tu dormirai, no? Certo. E papà invece no. No, io non dormirò, ma sei matta. Ah, sei come ma papà, io? Ma noi quando ci mettiamo ad arrivare a... Ma non tanto, 40 minuti. Ma in aereo, 50. Mamma, andiamo in aereo? Sì, andiamo in aereo. La prima volta che l'ho presa io. Per te è la prima volta che prenderai l'aereo. Guardate, sì. Ragazzi, per me no, io non sono non una befana. Io sono una befana. Però io volevo volare con una befana. Dai, Ani, continua a prendere le cose che ci sono in bagno che ti possono servire. Ok, allora, vado. Dai, vecchiettina, vai! Ma Vanessa! Sono sveglia! Tu sei svegliissima! Alzati! Sì, sì! Vanessa, ti devo dire una cosa. Cosa? Vieni qua un attimo, ti devo svelare un segreto. Vane, ho combinato un pasticcio. Io non so come dirlo ad Anastasia. Praticamente, quando ho fatto i biglietti... Anastasia me la sono dimenticata e quindi io non gli ho fatto il biglietto. Ma come faccio a dirglielo? Io non posso dirglielo. Cioè, dobbiamo lasciarla dalla nonna, dobbiamo lasciarla dalla nonna, ragazzi. E lei sarà disperata, non vorrà nemmeno restare. Quindi non so, aiutatemi voi, scrivetemi nei commenti come posso dire ad Anastasia che lei non potrà partire con noi per le vacanze. Ragazzi, ma perché non mi vogliono portare? Io voglio andare con loro. Accenderai la valigia così vi botteranno. Voi non ditele niente. Adesso andiamo in bagno e facciamo finta di niente, ok? Facciamo finta che lei verrà e quindi continuiamo a farle prendere le cosine da portare in valigia, va bene? Poverina, però, mi spiace. Amo! Amore! Bravo, amore! Stai prendendo tutto! Bravo, amore mio. Ok. Bravo, amore. Senti, ascoltami, Ani. Vado un attimo giù da papà che mi ha chiamata. Ho sentito che mi stava chiamando. Arrivo subito, va bene? Sì. Ciao. Non mentre è andata giù. Tata. Vabbè, se mi sente, mi arriva. Oh, sono sui due passi. Ma come ho fatto a fare con lui? Oh, sta arrivando. Farò così. Ciao, ci vediamo dopo, no, sto arrivando, ciao, ci vediamo dopo, ciao. Vane, andiamo giù e chiediamo a papà un suggerimento per come dire ad Anastasia che non potrà venire, ok? Lei. C'è papà? No. Non c'è? No, sarà giunto lei. Ma mi sembrava di averlo sentito. E vabbè, niente, Vanessa, dai, allora fa niente, glielo diremo noi. Ok. Ok? Ok, andiamo. Dov'è Ani? 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 Anastasia? Magari è in bagno, aspetta. Sì. Amo? Amore sì. Mio? Ma dove sei, cucciola? Ani, sei qua nel letto? Dov'è Anastasia? Ani? 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 Che strano, non è che in camera da papà. No, c'era papà che faceva il riposino e si vede, ma Ani non c'è. Ma sarà giù allora? Andiamo a cercarla giù? Vane? Sì. Dov'è? Ani? Anastasia? Sì, però scusa, eravamo noi giù adesso e lei non c'era. Si è sparita così, si è svolativizzata Anastasia. Forse quella lì.
Guarda in bagno qua. Ah sì, forse in bagno. Ani? No. L'avremmo vista se fosse in bagno. Ani, Anastasia! Ma sei fuori in giardino che gioca? Andiamo a vedere. Aspetta, magari è qua che, che fa merenda, no? Anastasia! Andiamo a vedere. Andiamo a vedere se è andata fuori un attimo. C'è qualcuno? Non c'è. Non c'è? Ma dov'è? Ma dove è andata Anastasia? Ragazzi, sapete dove è andata Anastasia? Non la troviamo più. Vane, andiamo a rivedere su, forse abbiamo visto male. Non capisco dov'è Anastasia. Anastasia! Ani? 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 Ma dove è andata? Ani? Vane, dov'è Ani? Dov'è Anastasia? Cucciola, dove sei? Amore? Dove è andata? Pipi? Amore, amore? Anastasia, amore? Non so dove è Anastasia, ma perché non... Secondo te dove può essere? Non capisco. Ma chi? Ma eravamo tutti in casa, però c'era la porta di casa aperta, è vero? Madonna, ragazzi, se sapete dove è Anastasia, scrivetemelo, fate qualcosa. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo chiamare la polizia? Cosa c'è? Cosa ci fai in valigia? Ma cosa ci fai in valigia? Perché sei andata nella valigia? Cos'è successo? Perché ho sentito che voi avete detto che io non posso venire sull'aereo. Vabbè, però puoi uscire un attimino dalla valigia che ti devo dire una cosa. Vieni, Vane. Andiamo. Amore. E la mamma ha commesso un errore il giorno che abbiamo fatto i biglietti. Non ti ha fatto il biglietto, si è dimenticata di te. Eravamo in tanti, siamo in otto e mi sono dimenticata. Oh, vieni qua, vieni qua. Ma che ti stavamo facendo uno scherzo? Ma che ti stavamo facendo uno scherzo? Ma secondo te la mamma si dimentica della mia piccolina? Scherzo riuscito, Vane, batti 5. Ma amore, non piangere, che la mamma non si dimenticherà mai di voi. No! Ma no, era uno scherzo! Ma era uno scherzo, Tatina! Lasciamo Vanessa! Vanessa rimane a casa! Anastasia! Che schifo! La mamma rimane a casa! Sì, perché ragazzi dovete sapere una cosa, che io ho paura a prendere l'aereo! Ho un pochino d'ansia, però poi mi passa! Ho preso una testata. Chi è che ho dato la testata, Vanessina? Vieni, amore. Allora, scherzo, riuscitissimo. No, riuscito, riuscitissimo. E mi raccomando, non fatemi scherzi adesso, eh. E mia mamma ci ha fatto i ricciolini. Sì, ho fatto i ricciolini. Mi piaccio? O mi preferivate come prima? Come prima. Lo so, te non piacciono. Invece da Anastasia no, piacciono così. Sono brutti. Non è vero, non sono brutti, ma comunque sono comodi per il mare. Comodissimi. Certo. Io... Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E non lasciate un like. Lasciate un like a questo video. E Vanessa rimarrà a casa e non verrà in vacanza con noi. Ciao.